C'è una grande domanda di comunità energetiche con una buona propensione a partecipare, anche se con un livello di conoscenza molto diversificato. E quanto emerso dalla ricerca, le comunità energetiche contro la crisi, empatia, tecnologie e territori per un'economia a misura d'uomo. Il report di Fondazione Simbola, gruppo TEA Ipsos, che è stato presentato oggi al MAMU. A essere presi in esame dallo studio Cittadini, Imprese e Diocesi, la propensione a partecipare nei cittadini raggiunge quasi il 60%, il 56% tra le imprese, ma la sorpresa arriva dalle diocesi. Nelle diocesi, e questa è la sorpresa maggiore, per dar seguito a quello che era stato l'appello della CEI di un anno fa, no? Che aveva chiesto a tutte le parrocchie di costituire almeno una comunità energetica, avvertiamo grandissima attenzione dal punto di vista delle diocesi, ma un po' di perplessità rispetto alle forme di coinvolgimento, soprattutto dei parroci a livello di territorio. Lì l'obiettivo interessante è che, oltre al tema dello spostamento sulle rinnovabili, e del risparmio economico, c'è il tema dei legami sociali, perché ci si rende conto che sono progetti che mettono assieme soggetti diversi e che in qualche modo possono rafforzare coesione, appartenenza territoriale e così via. Sono processi molto importanti che vanno accompagnati. Ma perché Tea ha deciso di aderire a questo progetto? Perché Tea è, dal nostro punto di vista, il miglior soggetto aggregatore per un importante investimento in conoscenze, in tecnologia e anche in rapporti economici e sociali con il nostro territorio. Abbiamo tutte le competenze, abbiamo strutturato un'azienda del gruppo per portare avanti i progetti delle comunità energetiche e pensiamo di essere il miglior partner per i comuni, per le aziende, ma anche per i cittadini, per sviluppare le comunità e permettere loro di ridurre il costo energetico che in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, ha raggiunto livelli davvero preoccupanti. Perché sono importanti le comunità energetiche e che significato hanno? Le comunità energetiche, puntando sulle rinnovabili, da un lato fanno costare meno l'energia, questo vale per le famiglie, vale per le imprese, vale per le istituzioni locali. Al tempo stesso riducono le emissioni di CO2 e ci rendono più liberi. Noi sulle rinnovabili abbiamo investito troppo poco negli ultimi anni. L'anno scorso l'Italia ha installato 900-800 megawatt di fotovoltaico, l'Olanda 3.000. L'Olanda è grande quanto Sicilia e Calabria messe assieme e ha meno sole. Le comunità energetiche servono per riprendere quella strada e costruire un'Italia che, proprio perché è più sostenibile, è più forte nell'economia. Al termine dell'evento si è svolta la cerimonia della seconda edizione di Premio Futuro Sostenibile, organizzato da Gruppo TEA in collaborazione con Promo Impresa, Borsa Merci, azienda speciale CIA di Mantova, per valorizzare i migliori progetti di sostenibilità, ambiente ed economia circolare del territorio. È un premio che, al di là di promuovere e di portare avanti progetti in temi di economia circolare e sostenibilità, dovrà essere sempre più contaminatore nella cultura dei ragazzi per far veramente emergere il loro grande interesse e la loro grande capacità nel proporre a noi, diversamente giovani, i prodotti in tema di economia circolare. Premio speciale dell'organizzatore di Festival Letteratura. Mi ha fatto molto piacere perché mi ha convinto di una cosa di cui il festival è convinto da 25 anni, che bisogna lavorare insieme. Il festival è sempre partito in quel modo, con il volontariato e la partecipazione, che sostituiscono la collaborazione, lavorare assieme, alla competizione, che è uno spreco di risorse. Il report completo presentato questa mattina con tutti i risultati della ricerca è consultabile su www.simbola.net.